Momento, panico, siamo andati a fuoco, siamo andati a fuoco. Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Guetta Leale. Un attimo, momento di panico, siamo partiti in estrema sportiveggianza. Allora, siamo qui sulla spiaggia, come potete vedere, vabbè, di The Forest. Stavo cercando di fare qualche figge, solo che ogni tanto esce qualche... Attenzione, volo radente del picciono. Ogni tanto esce qualche... Mamma mia, picciono arrosto. Comunque, ogni tanto dicevo usciva qualche coscia dalla manica, così random. Nel senso che ho notato che ogni tanto quando si prendono... A parte che questi qua svolazzano così in amicizia. Quando si prendono dei pezzi di qualcosa, anche degli stecchetti, dei legnetti, quando si hanno equipaggiati è come se li avessimo infinitamente. Quindi prima ho preso un braccio, ho fatto tutte queste cose a gratis quasi, poi non ha funzionato per gli altri pezzi di indigeno. Attenzione, ce la fa! Non è vero, attenzione, la mira cadente, non ce la faremo. Vabbè, comunque stavo cercando di costruirmi una piccola casetta, perché mi volevo mettere un po' più vicino qui alla spiaggia, visto che cioè vicino alla barca più che altro, anche lì stavamo sulla spiaggia, in modo tale che magari salvando da qui arriviamo un po' prima. Dopodiché magari andiamo a cercare qualche cosa per ammazzare questi, cioè per ammazzare qualche indigeno per completare le nostre effigi. Un'altra cosa che ho notato è che stanno uscendo più bug che altro. Cioè non lo so se sinceramente è andata peggiorando con l'altra patch. Adesso aspettiamo perché manca... non so quando posterò questo video, però più o meno manca un giorno per l'uscita della nuova patch. E spero che vadano a risolvere alcuni problemi che sono sorti, perché adesso sono andato a pesca e non mi ha dato praticamente quello che ho pescato. Quindi sostanzialmente sto morendo di fame. Ho mangiato solamente delle barrette. L'unica cosa che ho trovato è che mi ha messo nell'inventario, perché andando a pesca non mi mette più i pesci nell'inventario. Quindi un altro pezzo di legno, magari, eccolo lì, sta rotolando pian piano verso di noi, quindi ce lo prendiamo là, in modo tale che ci abbiamo anche un piccolo accampamento qui vicino. Ah, altra cosa, come... Scusate, non erano... Ma non lo so perché pure questo mi ha inculato. L'ho finito tutto e me l'ha bloccato. Questo in teoria è finito tutto e me l'ha bloccato. E quindi niente, ci siamo appesi. Perché me ne mancava uno di tronco, maledizione. E che cos'è però? Sorgono bug che prima non c'erano e non c'è stato neanche un aggiornamento. Nel senso, un peggioramento più che aggiornamento. Questo momento, controlliamo la guida. Questi si possono mangiare, sì, non sono lisce. Ma non è vero, ci stiamo cagando. Che cos'è? Però non era così, sta fai tra bocchetti. Prendiamo un altro tronco, proviamo a portarcelo, anche se in realtà non... So che ho fame, ma purtroppo non ci ha inculato tutta la roba che ci avevamo. In teoria non dovrebbe metterlo, e infatti non lo mette perché noi l'avevamo già completata, quindi ma vaffanculo, te lo dico in amicizia. Quindi direi di andare... No, a pistoletta spianata, magari verso l'aereo o verso qualche indigeno. E vorrei tornare più che altro verso l'aereo perché lì ci sono dei conigli. Te la pesca però dove stava l'aereo. Non mi ricordo assolutamente dove siamo venuti per... Anche perché ho riniziato due o tre volte. Cioè abbiamo riniziato due o tre volte. Quindi mi ricordo la posizione dell'aereo qui nell'altra partita però. Nell'ultima ando cazzo stava, non si sa. Attenzione però c'è un accampamento. Noi non demordiamo e andiamo in modo sportiveggiante nell'accampamento degli indigeni. C'è un tronco. C'è qualche pesciolino, solo che me li inchiappetta i pesci, quindi non... Queste? Queste mi fanno caca sotto, che sono come quelle di prima, quindi è meglio di no. Vediamo se c'è qualche indigeno da queste parti. In teoria no, queste... Ma sono queste quelle tossiche, vedete che è una cagata. Mortacci di tua nonna. Ah, indigeno. Panico. Attenzione. Che fa, vi butta dentro. Guarda quello. Ma che cazzo sta a fare, Tania Cagnotto? Ah, vaffanculo, fratello. Guarda quello come si è buttato. Gli altri non lo seguono perché giustamente sono dei pirloccheri. Però quello si è buttato in modo sportiveggio. Guardalo lì, buon uomo. Che fa, l'apnea? Che cazzo sta a fare, giovane? Sì, sto un attimo impattaccato pure io. Un attimo, mi lavo. Poi torno. Buon uomo. Attenzione, record di apnea. Ci prova. Mamma mia.
Tenta di battere ogni record. Non funziona, se no gli avrei... No, mira dove vuole comunque. Ci sono delle vespine. Là. No, non le prendiamo. Vabbè. Sta andando a fuoco qualcosa. Ma secondo me c'ha un rinculo un po' particolare sta pistoletta, perché ogni tanto ci diamo fuoco da soli. Comunque, queste sarebbero le bacche velenose, non quelle che ci siamo mangiati e ci hanno fatto cagare sotto. Dicevo, possiamo prendere qui qualche pezzettino di indigeno per portarcelo. In amicizia, attenzione, una testa, una coscia. Rotola, un'altra testa. Ma questa è una pietra, però ce la portiamo. Una testa, di nuovo. Quante teste aveva quell'uomo? Mamma mia. Là. Come si dice, fare un colpo di test. Mamma mia, che pessime cose, pessime cose. Va bene, comunque. Questi, salve. Là. Ammazza che denti però, mortacci tua. Che cos'è? Rimettiamo la pistoletta perché non mi sento... No, non mi lasci la testa così. Va bene. Allora. Abbiamo fatto fuori un po' di indigeni. Qui nelle valigie c'è sempre le... sono sempre le solite cagate, no? Il ceppetto... Prendiamo una pallina se troviamo... Giochiamo un po' con gli indigeni. Indigeni? Indigeni? Dove saranno imboscati? Allora, nelle grotte no, perché ci sono degli indigeni piuttosto cattivi. Questa ce l'abbiamo, sti cazzi. Andiamo a trovare gli indigeni da qualche altra parte. Lì c'è la nostra casupola. Sì, il problema è che stiamo morendo di fame, vacca puttana. Momento. Dobbiamo correre ai ripari. Dobbiamo andare qua nelle valigie, perché io ho lasciato perdere le valigie, perché pensando ci fosse sempre... Ma se ci mangiamo queste? Occhio. Mamma mia, abbottati, basso, finita. Si è mangiata tutta la pianta. Ci sono anche qui. Attenzione. Ci mangiamo tutto. Anche la corteccia degli alberi tra poco. Aspetta, no. Ok. Andiamo a trovare qualche barre. Comunque ci siamo mangiati tutto. Un pochino ci ha rinsanato. Valigie. La pallina lasciamo. Qui ci sono delle monete che possiamo prendere. Qui c'è un bengala che, se non ci incastoniamo tra i ceppi, riusciamo a prendere. Pietra non ci interessa. Una coscia neanche. No, prendiamo in modo sportiveggiante queste valigie. Comunque dicevo, tra un giorno più o meno, quando riuscirò a postare questo video, uscirà la nuova patch, che vedremo, vabbè, magari nel prossimo video. Vediamo se migliorano qualcosa, perché sinceramente, come detto, dopo l'ultima patch non è che ci sia stato un gran cambiamento. Quello sta ancora a fare l'apnea. Mamma mia, è proprio record, altro che Pellizzari. Questo invece sta comodo. Attenzione, si è messo in poltrona. Ah no, sembrava fosse in poltrona. Buon uomo. Che cos'è? Esplode dalla pianta del piede. Va bene. Dicevo, quei bug che in teoria avevano risolto non li hanno risolti per niente, perché le compenetrazioni con l'aereo ci sono. Le esplosioni con gli indigeni, idem. Gli oggetti scompaiono non come prima, peggio di prima, perché prima scomparivano quando uscivi dalla partita e rientravi. Adesso, oltre a scomparire quelli che avevi nella partita precedente, non ti dà neanche quelli che prendi adesso. Perché io prima, come detto, sono andato a pesca, non mi ha dato niente. Già un funghetto, questo è un funghetto, vero? Ma sì, mangiamoceli. Altri funghi. Mamma mia. Con cattiveria e cazzutaggine. E dicevo, vedremo poi nella prossima patch se riusciranno a migliorare un po' di cose. Vedremo magari di costruirci anche qualche edificio. Come detto, adesso in realtà volevo volevo costruirlo. Ecco, un altro problema è che da un po' di tempo a questa parte si blocca, non riesce a saltare e andare avanti. Prima non lo faceva. Va bene, dicevo, un'altra cosa che volevo fare era appunto costruire. Però visto che non mi ha completato né il fuoco né la casa piccola, ho detto mi faccio i cazzi miei, perché se mi vado a costruire una casa di quelle grandi e non me la completa dopo mille pezzi di legno, ho detto vabbè, ci spariamo. Ma questi indigeni dove sono? Dai che vogliamo divertirci con gli indigeni. Non ci lasciate soli qui nel nulla.
Vabbè, in realtà un po' li abbiamo dato fuoco. Altri li abbiamo dato fuoco dentro alle grotte dell'altra puntata, però dico io, ce ne stanno mille mila quando non c'ho armi. Adesso che mi servirebbero non ci sono più. Ma il fiume ha della corrente? No, qui si ferma, tra l'altro, non è neanche un vero e proprio. Mamma mia, che ombrone che ci abbiamo. Sempre senza testa, naturalmente. Questa sarebbe anche una zona figa, però, per costruire. Tra la specie di lago e il mare, era un mare quello. Non c'è corrente, altrimenti mi sarei fatto la zattera, che come abbiamo visto è stata un'opera piuttosto fallimentare nell'altro video. Oddio, fallimentare no, perché abbiamo comunque attirato i piccioni. Il picciono, peccato che non ce lo possiamo mangiare, perché sennò noi stiamo comunque morendo in modo abusivo. Mangiati una cosa di questa. No, una basta. Che non è che ci abbiamo tutte queste risorse. Non è che possiamo spendere e spandere. Possiamo diventare cannibali anche noi con tutti questi indigeni. Stai bene a mangiare. Anche perché, come abbiamo visto, le costruzioni, a parte che non sono tantissime, spero che sblocchino magari qualcosa di queste. Sembrano interessanti. Questa abbiamo provato, sì, crescono ogni tanto delle piantine. Questa non ho capito come possa funzionare, quella per catturare conigli, perché dice di metterci conigli vivi. Poi avevo provato a fare, come avevamo visto in un video passato, delle trappole per conigli, ma te le lanciava tipo a catapulta. Quindi non mi sembrava una cosa estremamente. Oltre ad ammazzarteli, tra l'altro. Ci sono dei pesciolini qui. C'è un cazzo di niente qua. Vabbè, riannamo, se ne va. Riconquistiamo un po' la zona vicino al mare, che magari ci saranno degli indigeni da quel lato. Ma sì, perché sempre andare nelle grotte, abbiamo visto, siamo arrivati fino alla grotta più profonda e non. Ma la torcia ce l'abbiamo. Ma mettiamo un po' di sound, scusate. Ci eravamo dimenticati. Così il nostro personaggio era più sportiveggiante. Poi vedete, proprio sound da prima anni 80, quindi questo si fomenta poi. Guarda come salta in modo più sportiveggiante, più agile, più tutto. Oppela, palo. Una trampa. Guarda qua. Aspetta, ripiati un po', ripiati un po'. Dai che ce la fai. Mamma mia, con cattiveria. Siamo tornati. Attenzione, perché probabilmente il recordman è ancora. Era qui dove siamo passati. Sì, era qui. Dov'è? No, se n'è andato. Si sarà rotto il cazzo pure lui, giustamente. Magari sarà morto. Buon uomo. No, non c'è. Vediamo, aspetta, non va più sott'acqua, non ha problemi tecnico-tattici. Vabbè, andiamoci. Sta facendo una certa ora tarda. Quindi con questo sound estremamente cazzuto e cattivo. Riguadagniamo la spiaggia. Di solito quelli se ne vanno alla spiaggia a una certa ora, vanno a fare tipo rave party, quindi. Notte temporale, bene, bene. Paolo. Fatto notte. E qua le effigi, come detto, purtroppo non siamo riusciti a completarle, così come la casa. Proviamo a sparare qualcosa qua alle effigi. Ma sì, non ci credo. E quindi sta casa ce l'ha inculata. E allora andiamo all'altra casetta, ragazzi. Andiamo all'altra casa, così salviamo. A meno che non me la faccia costruire, perché ho già una casa. Il problema è che, cioè, se uno si sposta nella mappa, che cazzo fa? Deve rimanere sempre allo stesso punto? Anche perché in linea teorica, vediamo un attimo. È da caccia. O forse questo ce ne fa costruire più di uno, non saprei. Dovremmo provare a costruire quello. Poi adesso andiamo un attimo alla casetta e salviamo. Il fatto è che mi ha dato lo stesso problema con il fuoco.
Cioè, fuoco non credo se ne faccia costruire uno solo, se ne ha fatti costruire di più di quelli piccoli. Va bene. Andiamo a nanna. Purtroppo ragazzi non abbiamo fatto moltissimo perché non c'è una sega da fare, nel senso. Ok, fatto giorno, il sound è ancora vivo e vegeto. Dai e fuoco. Così in amicizia. Questi abusivamente ci hanno messo sta porcheria davanti casa e va bene. Quale grotte direi di lasciarle fare. Ritorniamo di là allora e costruiamoci l'altro coso. Temporary shelter. La capannina temporanea, vediamo se ce la fa costruire. Però vorrei che mi venissero a trovare un po' sti cazzi di indigeni. Avevo fatto pure la casa per i rape, a parte che abusivamente me l'hanno disintegrata. Non so se siano stati loro, se sia stato il gioco, se... Ce l'hanno sfrattata, però non va bene così. Allora, metterei sempre qui sulla spiaggia in modo tale che... Attenzione, l'illuminazione divina colpisce le valigie. Le valigie divine. Mamma mia. Cosa conterrà questa valigia? Una sega perché l'abbiamo già aperta. Ma questa cosa conterrà? Come possiamo scoprirlo? Che cazzo? Ah, pallina. Non va. Ma perché tiriamo sempre dritto? Cosa ci fa mirare a fare? Mamma mia, la luce del sole. Cosa va a creare? La magia delle... E che cos'è? Mamma mia. Attenzione, i pesciolini. Allora, ci riproviamo così vi faccio vedere l'inculata della pesca. Attenzione. La... Momento. La... E che cos'è? Non mi faccio fare brutta figura. Ne prendiamo un altro tanto per stare sicuri. E come vedete, non c'è una sega. Mortacci loro. Va bene, quindi ci hanno inculato. Intanto le valigie volano nell'aria in modo ambiguo. E va bene. Prendiamolo per buono e noi ci costruiamo questo qui. Che cazzo è questo? Sarebbe... Come ci mettiamo là dentro? Non è per sfiducia. Vabbè, noi ci proviamo, Lo mettiamo qui vicino, così magari ospitiamo la tartarughina. Te lo metto qui. Là. Pezzi di legno. Un pezzo di legno e delle foglie che non avevo. Non ce l'avevo, non lo so. Credo di non avere neanche le foglie. Vai, quindi le foglie le sfreggiamo così in modo... Cattiveria. Di solito le foglie le prende in automatico in mezzo alla busciaglia. Comunque prendiamo un po' di ceppetti. Vediamo se si accatta pure le foglie. Là. Prenda. Prende il ceppetto. Buon uomo. E che cos'è? Ci riproviamo. E basta. Ma le valigie sono riscese, attenzione. Ma le valigie sono scomparse. No, forse era questa la valigia magica. Attenzione, cosa conterrà? Una barretta. Bene. Attenzione, le risparmio tanta fatica. E le risparmio la fatica. E l'illuminazione divina. Ma non ci possiamo fare tipo un... non saprei, una... un estrino di... Quindi abusivamente. Le foglie non si sa... Se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo. Una. Questo cazzo di casino. A parte che ce l'avevo messo anche prima. Ma lei è quella di prima? Sì. Non stava girata dall'altro lato. Vabbè. Allora. Proviamo a... ad accattarci un po' di roba. Niente, Io provo a vedere se ci dà delle foglie così. In teoria prima ce le dava proprio a palate. Adesso pare che... Invece così ogni tanto. Non lo so. Vabbè, diamo ancora delle martellate in mezzo, delle zappate così in aria. Così, aggrediamo la boscaglia. Aggrediamo la boscaglia come se non ci fosse un domani. Basta! Avviciniamoci almeno ai prossimi, no? E attenzione, il picciono, si inseriscono! E che cos'è? Poi uno dice che è violento contro gli animali. Non è colpa mia, sono loro che si mettono sotto l'accetta. Sti
persone che tentano il suicidio. Tutti quelli che insistono so che sono gabbiani, ma noi il picciono, per chi mi segue da tanto, i volatili sono i piccioni, qualunque volatile sia è il picciono, così come altri sono il maialo, i cinghiali sono il maialo, noi affettuosamente li ribattezziamo. Attenzione foglie, fogliame, ci arriviamo, grandissimo, e non ce lo dà. Vabbè ragazzi, a questo punto direi basta. Cioè, non vi ho fatto vedere quest'altro video perché volevo fare qualcosa. Però a questo punto mi sa che proprio non si può fare niente. A parte dare fuoco ai piccioni, però capisco che magari uno si diverta i primi, non so. Ecco, ci diamo fuoco per uno. Aspetta, momento, panico. Guardate la testa, non c'è la testa, vabbè. Magari uno si diverte per le prime 50-60 ore a dare fuoco ai piccioni, poi inizia a sopraggiungere un po' di noia. Quindi io direi di concludere questo episodio con un saluto alla valigia e aspetta, no, la zattera. No, andiamo a sfidare gli squali. Ma che cazzo andiamo? Un po' più veloce, buon uomo. Ma che cazzo ha fatto? Che c'ha la zavorra? Che si è magnato? Magnatene un'altra, va. Ma pure un'altra, che te ne frega. Almeno siamo più leggeri dopo aver mangiato un po' di cioccolato. Attenzione, stiamo affondando. Stiamo affondando. Perché va così piano? Attenzione, lo squalo. Noi lo affrontiamo a viso aperto. E non sono... sono 5, quindi... non è che ci spacca nel culo di più. Attenzione, ci ha addocchiato. Attenzione. Panico. E che cos'è? Dove è andato? Attenzione, no, il fratellino. La... no, però datemi la soddisfazione di poter ammazzare uno squalo ad accettate. Ma che sta qua? Però così non vale, scusate. Attenzione! E lo là, non è vero. Via, panico. Dov'è? Squalo, venga qui. Attenzione, salgo di là. Non è vero, andiamo in apnea. Lo squalo? Squalo, panico. Vabbè, ma questi hanno la cosa avvantaggiata. Dove è andato? Attenzione. Squalo si insinua sotto la roccia. Dov'è? Non saprei. Attacchiamo l'altro? Non è vero. Ma se si insinuano, scusate, uno ci prova anche ad attaccarli, ma se questi fanno i furbi, stanno a usare i trucchi. Attenzione, sbaglia il controtempo. Attenzione, di nuovo. Lo squalo ci prova. Ecco, cattiveria. Non è vero. Vado via. Panico, momento. Va lì? Ci proviamo. Di faccia proprio, mamma mia, ci siamo impiantati. Però era qui lo squalo, adesso se non esce mi fa incazzare. Squalo, ti spezzo le pinne. Venga qui. Che cos'è? Attenzione, si vede benissimo sott'acqua, neanche se ci abbiamo la maschera. Attenzione, ci mettiamo in scia lo squalo. Squalo ci prova, ma non ci trova. Attenzione, non ci trova. La. Che cos'è? Attenzione, qui non si tocca più. Ma sì, un'amicizia. Attenzione. Che ce n'era un altro. Che cazzo. Facciamo scherzi, eh. Dov'è lo squalo? Venga qui. Mi sento più al sicuro a fianco a lei. No, non entri nella roccia. Non entri. Lo squalo nella roccia. E come lo tiriamo fuori? Attenzione. Rischio. È là. Attenzione, squalo, che fa? Vabbè, sti cazzi, andiamo al largo, va. Ho paura. Attenzione. Salve. Ho già visto. Attenzione, squalo. Mamma mia. Panico. Attenzione, un altro. Mamma mia. Ok, ci ha preso. Va bene, tanto comunque, ragazzi, era giusto per vedere un po' anche la morte da squalo. E niente, allora ci vediamo con il prossimo episodio, aspettando, come detto, qua 1:21, poi io lo posterò domani, quindi mancherà un giorno, alla 0.03, sperando che risolvano questi bug e che ci sia qualcosa di nuovo e magari che ci possa portare un po' più avanti. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, ragazzi, e ci vediamo con i prossimi. Se risolveranno qualche bug faremo anche costruzioni più cazzute e cattive. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e mi raccomando, commentate, condividete e fatemi sapere la vostra. Alla prossima, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.